Buonasera, signori e soprattutto signore, benvenuti a Come essere la perfetta casalinga moderna. Siamo così fortunate a vivere i nostri giorni. Tempo fa le donne per aiutare gli uomini dovevano lavorare sodo, mentre per noi oggi invece è più facile, dobbiamo solo cucinare, stirare, tenere in ordine tutta la casa, assicurarci che i vestiti di nostro marito siano pronti per il giorno dopo, essere sempre carini per lui e avere sempre un sorriso sulle labbra. Insomma, Dio, grazie per averci dato il progresso! Bene, ed ora vediamo subito come ci si deve comportare quando il vostro tesoro torna a casa dal lavoro. Sentirete un "Amore, sono a casa". Bene, questo è il segnale che indica che dovete immediatamente scrollarvi di dosso tutta la vostra insignificante tristezza e rivestire il ruolo più bello che ci sia al mondo, la casalinga perfetta. Cercate di essere sempre carine per lui quando torna a casa dal lavoro. Non annoiatelo con i vostri discorsi e i vostri interessi. Se siete una vera casalinga perfetta, i vostri interessi non combaciano assolutamente con i suoi. Portate sempre con voi la sua musica preferita come sottofondo ed entrate nella stanza quasi fluttuando. Anzi, se possibile, fluttuate, baciatelo e mentre lo fate, sollevate il piede destro all'indietro, mentre gli prendete la giacca, gli date le pantofole e preparate il suo cocktail preferito. Mentre lui beve, voi dovete annuire e soprattutto sorridere, il tutto mentre gli massaggiate collo e piedi. Ricordate, la vera casalinga perfetta massaggia collo e piedi contemporaneamente. Dopo 15 minuti esatti, il timer della cena scatterà, indicando che la cena è pronta. Non fatelo aspettare! Ha avuto una giornata molto più impegnativa della vostra. Durante la cena non parlate, non esprimete opinioni e o pensieri. Lasciate pensare gli uomini. Non lamentatevi mai se esce, se fuma, se beve, se urla, se sta fuori tutta la notte, se trovate delle macchie di rossetto rosso sul collo della camicia. Alcune volte potrebbe avere voglia di fare sesso. Fate stretching quotidianamente per tenere controllata la flessibilità e portate sempre con voi un videoporno, del lubrificante e una benda per soddisfare i fabbisogni sessuali di vostro marito. Dopo il sesso fate una doccia calda per eliminare ogni residuo di odore. E poi di nuovo il momento di preparare da mangiare, aiutare i figli a fare i compiti, assicurarsi che i vestiti di vostro marito siano pronti per il giorno dopo. Insomma, il vostro compito è quello di fare felice la vostra famiglia. E per farlo dovete assolutamente annullare voi stesse. Ci siete riuscite? Bravi! Adesso è il momento di ricominciare tutto da capo. Amore, arrivo!